Salve ragazzi, sono Sara Chan e oggi sarà un nuovo video gameplay di Little Friends Dogs and Cats per Nintendo Switch. Ci stiamo avvicinando alla fine di questi gameplay, anche se avevo detto che sarebbero stati tipo una quarantina, ma ho sparato una cazzata perché sicuramente non saranno più di una trentina, ma forse addirittura meno. 20, 25, vediamo un po'. Comunque, come avrete capito dal titolo, ho finalmente sbloccato lo stile Bohemian, non so come si pronuncia in realtà, però penso si pronuncia proprio Bohemian, su questo gioco. Guardate che bellezza, è veramente stupendo questo stile. Ok, volevo togliere l'orologio. Guardate il soffitto. Io chiaramente non è lo stile base Bohemian, ma io ci ho messo, l'ho personalizzato. Infatti alle pareti ho, praticamente ho le pareti con i mattoncini a vista. Il tappeto ho messo questo qui a righe. E poi vabbè ci ho messo i vari mobili, la scatolina, un paio di cucce, il tiragraffi. Un paio di tiragraffi perché ci sono anche lì. E oltre a questo ho preso tre nuovi cuccioli. In primis ho preso Jun, il primo e unico bulldog francese di questa versione. Non prenderò altri bulldog anche se mi piace. Di solito, allora, a me il bulldog francese nella vita reale piace come cane. Non rientra tra le mie razze preferite, però mi piace parecchio come razza. In questo gioco è fatto abbastanza bene, però non mi fa impazzire. Però ho trovato lei di questo colore particolare, bianco e dorato. È un marroncino chiaro, sembra proprio dorato. E quindi, visto che mi piaceva, ho deciso di prenderla. Poi ho preso un terzo gattino che, ahimè, ancora non è uno Scottish Fold. Alla fine lo Scottish Fold doveva essere tipo il secondo cucciolo che avrei preso, il terzo, e alla fine penso proprio che sarà l'ultimo. O non lo prenderò affatto perché, boh, non lo so. Inizialmente mi piaceva parecchio, anche quando l'ho spolpato un po'. Oddio, detto così è molto ambiguo, è molto brutto, però... Insomma, quando gli stavo dando un'occhiata anche nella demo, lo Scottish Fold mi piaceva parecchio. Invece ultimamente gli ho ridato un'occhiata per sceglierlo all'allevamento, insomma, alla piazza amici, e non mi piace molto più come all'inizio, quindi non so se lo prenderò. Poi ho già tre gattini, quindi... Boh, vedrò se il terzo, se l'ultimo cucciolo sarà un gatto oppure l'ultimo cucciolo, perché a me sarebbe piaciuto prendere anche un labrador bianco femmina o appunto, se no, uno Scottish Fold o maschio o femmina. Boh, vediamo un po'. Comunque l'ho deciso di chiamare Orion. L'ho deciso di chiamare, mio Dio, l'italiano. Ho deciso di chiamarlo Orion. Se ricordate, io su Nintendo Switch Cats avevo un robocucciolo arancione e rosso di nome Orion, e siccome purtroppo ho perso tutti i dati, lo sapete già, ho deciso di chiamare questo gattino rosso Orion, che secondo me ci sta veramente bene. Com'è bello, veramente carino, mi piace veramente tanto questo rosso così. Per ultimo ho preso un altro pastore tedesco maschio, questo è il terzo pastore tedesco che ho, di nome Liam. I miei altri due pastori tedeschi sono Alfa e Echo. Adesso, invece, non li curiamo subito, ma li alleniamo un po'. Mi sono arrivati anche dei nuovi dischi. Questi tre, questi a quadri. Ora, lei è nuova, quindi... Oddio, tira da solo, cosa fa?
Vi giuro, ho soltanto cliccato sulla A, non l'ho tirato io. Vabbè. Molti di voi mi hanno chiesto quanti cuori può fare al massimo un cucciolo in un giorno. Purtroppo non lo so anch'io, però sono sicura al 100%, anche perché giocandolo l'ho capito, che il primo giorno che prendete il cucciolo, i cani, mi riferisco ai cani, non ai gattini, il primo giorno farà fino al livello 10. Il secondo giorno, se non sbaglio, fa fino al livello 15 o addirittura al livello 16. Poi dopo arriva... non ricordo. Comunque dopo va veramente molto più lento. Infatti Ryan l'ho lasciato all'albergo. Ieri era a livello 34, se non sbaglio. No, a livello 36. E oggi è arrivato al 37. Cioè ha fatto soltanto un livello oggi. Non so con che criterio si facciano i livelli in questo gioco, però il primo giorno fate subito 10 livelli e poi gli altri giorni si va sempre a calare sempre di più. Questo gioco è più di 2 settimane che c'è. E in 2 settimane, appunto, in 3 giorni arrivi al livello 21 e poi altri 10 giorni fai tipo 2 livelli al giorno e basta, quindi... Non so perché, tra l'altro, vabbè. Molte persone, ho saputo, che hanno cancellato i dati perché dicevano che il loro cucciolo non gli saliva più di livello. Però, ragazzi, è normalissimo, cioè... Non è un bug... È che il primo giorno ne fanno tanti, ma dopo vanno a calare, è normale, è proprio fatto così il gioco, quindi non vi preoccupate. Non dovete ricominciare da capo e cancellare tutti i dati, è così per tutti, è proprio fatto così. Ok, lei per ora è al 4, io direi... Facciamo anche un po' con Liam, se no... Ok, perfetto direi. Mancato subito. Dai, comunque come avete potuto notare, la cosa che i cuccioli si incastrano quando ti riportano il disco è più probabile che succeda con i cani di taglia grande, mentre con i cani di taglia piccola, infatti come avete visto con June, non si è bloccata più di tanto quando mi ha riportato il disco, invece Liam sì. Questo gioco è pieno di bug. È un gioco da rivedere sotto parecchi punti di vista. E chiunque abbia visto il mio video confronto tra Little Friends e Nintendox e Nintendo più Cats saprà esattamente come la penso. Ammetto di aver forse un po' esagerato nel mio video, perché cioè non è che questo gioco lo odio alla fin fine, anzi... Non lo amo alla follia, assolutamente, perché mi fa veramente incazzare per come certe cose siano state fatte proprio male. Mi fa incazzare il fatto che nel 2019, con tutti i giochi che ci sono stati sugli animali, non solo Nintendox e Nintendo più Cats, ma The Sims, oppure... Vi ricordate anche per il vecchio Nintendo DS, Giulia Passione, c'erano tutte le cose, Giulia Passione veterinaria, Giulia Passione, un sacco di roba, ragazzi. Poi, vabbè, c'era anche I miei amici cani e gatti, che io pensavo fosse il prequel di questo gioco, invece mi hanno detto che la casa produttrice era un'altra, quindi non è neanche il sequel di quel gioco, è proprio un gioco nuovo questo Little Friends per Switch, non è il sequel di nessun gioco.
Insomma, c'era anche quel gioco lì, poi ce ne sono stati veramente tanti. Cioè, ragazzi, se cercate su internet, soprattutto della Nintendo, per Nintendo DS e Nintendo 3DS, di giochi sui cani e sui gatti, oppure anche sulla PS Vita e la PSP. La PS Vita c'era Pets, mi pare. Anche lì c'erano i cani, c'era l'Husky, bellissimo, era fatto benissimo. L'unica cosa che odiavo di quel gioco è che i cani parlavano. Cioè, del genere proprio realismo assoluto. Ah. Gioco realistico con la R maiuscola. I cani che parlano. Madonna mia, perché fanno questi aborti? Veramente, queste scelte proprio di merda. Lasciamocelo dire. Allora, vedete, lei torna indietro. Vedete, si blocca molto meno rispetto ai cani di taglia media e ai cani di taglia grande. Deve essere proprio una cosa dei cani, della grandezza del cucciolo. Boh, vabbè. Insomma, stavo dicendo, perché mi perdo a parlare tutte le volte, che con tutti i giochi sugli animali che ci sono stati in questi anni, avrebbero potuto metterci molte cose, molte delle cose che sono state fatte sarebbero potute essere diverse. Cioè, avevano gli spunti per fare un gioco veramente con i controcoglioni. Hanno fatto un gioco carino, ma dal 2019 mi aspettavo un gioco migliore, onestamente. Avrebbero potuto Madonna, oggi non so parlare. Avrebbero potuto prendere spunto da tantissimi giochi, migliorare le cose che in questi ultimi giochi, insomma, la gente non apprezzava. Come per esempio, chi gioca a Nintendox e Nintendox più Cats, o almeno io lo dicevo, l'ha sempre un po'. Si è sempre un po' lamentata di alcuni fattori, come per esempio. come si chiamano? I fenomeni atmosferici. A me sarebbe sempre piaciuto su Nintendox e Nintendox più Cats che, per esempio, nel periodo di Natale uscivi per fare una passeggiata e nevicava. Oppure che trovavi un Mi vestito da Babbo Natale, proprio apposito per quella giornata lì. Oppure che ne so, cioè, che pioveva, ma proprio che ti faceva vedere che pioveva e magari che ti diceva, guarda, ora sta piovendo, il cane portalo fuori fra 5 minuti, che ne so, cioè, cose realistiche, insomma. La prova di agility avrebbero potuto rimetterla, insomma, lo sapete, no? Quali sono le cose di cui tutti siamo sempre un po' tutti lamentati. Mille spunti per fare un bel gioco e poi alla fine è uscito un gioco carino, ma deludente, sotto molti punti di vista. E quindi nulla. Più che, insomma, più che schifata, perché schifata da questo gioco non lo sono. Sono molto delusa però, mi aspettavo di più. Io onestamente mi aspettavo molto più, anche soprattutto per i 50 euro del prezzo. Cioè, allora non me lo mettere a 50 euro, mettemelo a 35. Vabbè, queste sono chiaramente opinioni personali. Ok. Ok, direi di tornare a casa. Li continuiamo a allenare nel video precedente. No, veramente, ma è possibile che non so proprio parlare oggi? Acqua. Comunque questa casa è veramente bellissima. Ah, avete visto? Ho messo la... Come si chiama? Ho messo la ciambella, via, al gatto. È chiaramente, è ridicola, però volevo provarla, perché comunque ve l'ho detto, non ci saranno tantissimi altri gameplay, penso ce ne sarà una decina, compreso questo e basta, quindi massimo una decina. Sfioreremo i 25 episodi. 20-25 episodi. Questo è il 18esimo, quindi.
Ok. Bene ragazzi, visto che siamo a 15 minuti, direi di salutarci qui per questo episodio e continuiamo tutto nel prossimo. Spero che anche questo video vi sia piaciuto e che continuate a seguirmi. Io a questo punto vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!